La deputata Castelli. Grazie Presidente, solo per dire che io sono assolutamente sconvolta perché qui i partiti come PD, Forza Italia, PDL, quello che rimane di loro, non si indignano, cioè si indignano per la citazione di un lavoro dignitoso come la velina, normalmente pagato. Deputata e Castelli. Non perché i rifiuti Deputata sono Castelli, dalla non ha la parola. E poi Presidente, scusi. Le tolgo volevo... la parola, no, no. Deputata Castelli, non ci siamo capiti allora. È scritto a parlare il deputato Villarosa. Scusate, è scritto a parlare il deputato Villarosa. No, Presidente, anche io ero scioccato dal fatto che lei ci richiamasse perché un nostro deputato ha sì, deputato Villarosa, sì. L'ex lavoro di un'altra deputata. No, no, no. Quindi non era questo, scusate. Dire che lavoro fanno gli altri deputati. Scusi, deputato Villarosa, non è questo il modo. Super partes. Non è questo il modo di affrontare una discussione politica e istituzionale. La nostra collega Colonnese, la ringrazio. Ha chiesto di parlare il presidente della commissione Ermete Realacci. Io penso che la presidenza abbia il dovere non solo di rispettare la dignità dei singoli parlamentari, ma anche di far lavorare quest'Aula e di renderla produttiva. Ci preoccupiamo sempre di qual è l'impatto delle nostre discussioni qui dentro, non ci preoccupiamo mai se queste discussioni sono o no produttive. Io penso che debbano essere produttive. Questa è stata la mia preoccupazione. Non pretendo di essere perfetta nell'interpretazione del regolamento, però, e lo dico prima di dare la parola ora ad un deputato che ha chiesto sul regolamento, però si sappia che il regolamento serve per far funzionare la Camera, non per rendere la Camera impraticabile. Ora, per Sorial, per un richiamo al regolamento. Grazie Presidente, con tutta la tranquillità che posso avere in questo momento, e ce ne ho tanta, mi creda, io faccio un richiamo al regolamento. Potrei citarle l'articolo 8 in poi, ma sarò molto preciso. Parto dal presupposto dell'articolo 59, la seconda riga, dalla quarta parola. Lei ha tutta la possibilità e la facoltà, come sappiamo dal regolamento, di togliere la parola. Però ultimamente, negli ultimi giorni, purtroppo, ci siamo resi conto che con una certa, mi permetta di dire, faziosità, toglie la parola nei momenti meno opportuni, come nel caso precedente ha fatto proprio con la deputata Castelli, che non mi sembra di aver offeso nessuno, ma ha ribadito il fatto che non ci si potesse indignare per aver citato un lavoro come quello delle veline. Io capisco, Presidente, che io sono molto deputato tranquillo. Cera. Presidente. Deputato Cera, faccia finire il deputato Sorial. Deputato Cera. Presidente, le ricordo che... Deputato Cera, la richiamo. Caso, deputato Cera. Può richiamarlo all'ordine dall'articolo 59. Lo sto Presidente. Facendo. La presidenza per adesso la gestisco io. Lei mi sta facendo un richiamo al regolamento. L'importante è che venga gestita concluda perfettamente. Il suo richiamo al regolamento. Lei ha detto che non la gestisce concluda in maniera perfetta. Concluda il noi suo richiamo al regolamento, sì, onorevole assolutamente. Soria. Presidente, noi aspiriamo che venga gestita in maniera perfetta, tenendosi a quello che è l'unico regolamento per ora attivo all'interno della Camera dei Deputati. Noi sappiamo che voi molto velocemente volete prendere questo libro e stracciarlo per non permettere alle opposizioni di fare opposizione, e questa è una cosa indegna di questo Parlamento, ma finché vige questo regolamento chiediamo che venga rispettato e che la Presidenza, in questo caso qua, nella persona della onorevole Sereni, non si permetta di togliere la parola in maniera così oggettiva e soggettiva nei confronti dei deputati che fanno solo delle segnalazioni. Grazie, e deputato. Invece la tolga a chi, come in questo caso, come nel caso di deputato Bianconi, Sorial, mi lasci conclude segnalare il suo richiamo al regolamento, però deve concludere. Si è riferito alla deputata Carla Ruocco, che campana sa e ha visto morire le persone in campagna. L'onorevole Bianconi si è riferito a lei dicendole rotta in culo. Se questo viene accettato deputato da questa Sorial, presidenza, se questo è un richiamo allora al regolamento, io grazie. Non so più dove siamo. Allora, ha chiesto di parlare il deputato Taglia.